E ora, se qualcuno pensa che ho sbagliato, se voi pensate che io vi abbia imbrogliato, che vi abbia ingannato in qualche modo, allora me ne andrò. Per sempre. Però sia chiara una cosa. Non lascerò qui Paolina. Perché io la considero mia moglie. E questo è tutto. Oh! Finalmente! Ce l'hai messo di tempo a deciderti, eh? Così parla un uomo, con coraggio! Che cosa vuoi dire? Che è successo, Gabriele? Non avrei mai voluto smettere di ascoltarti, Bruno. Erano queste le cose che tutti noi volevamo sentire. Adesso parla lei! Oh. Grazie, vi ringrazio. Grazie, padrona, siete tanto cara. Non dimenticherò mai che è stata vostra madre a regalarvi questo vestito meraviglioso. E non potrò mai dimenticare questa festa. Tu sei sempre stata della famiglia. Era giusto così. Grazie. Oh. Ah, vieni, Bruno. Sì, vieni, aspetta giù. Ah, sì? Fidati, ti sosterrà nella fatica di questa notte. E perché? Perché potresti sentirti vecchio per fare certe cose. Al contrario, padrone. Quella ragazza mi ha restituito la gioventù. Alla felicità. Alla salute. Vittoria, guarda. Ora si può sapere perché la sposa non è al fianco di suo marito. È che io non... E che niente. Non c'è nessuna scusa. Ora gli sposi devono ballare. Sì, sì, devono ballare. Così vuole la tradizione. Avanti, Paolina. Non farti pregare, Bruno. Sì, questo avanti. È il vostro momento. Coraggio. È che, ecco, io non sono bravo per queste cose. La vita ci ha regalato poche occasioni buone. Così poche che certe volte ci sentiamo impreparati. Però adesso è giunto il momento di prendersi la rivincita. Non è vero? Andiamo, tesoro mio, è ora di alzarsi. Svegliati, così scendiamo a fare colazione. Avanti. Avanti, in piedi. Mio padre? Tuo padre è andato a fare delle commissioni. Ma se ci sbrighiamo, quando torna faremo una passeggiata per Santa Maria. Sì, va bene. Buongiorno. È successo qualcosa? Sì, infatti. Ti prego, non tenermi sulle spine. Cos'è successo? Ho firmato il contratto col padrone del teatro. Ehi, lì, sul serio? Sì, signora. Quel palcoscenico è tutto nostro, amore. Davvero? Certamente. Il teatro di Santa Maria sì, è nostro. Sì. Non saremo più degli attori girovaghi. No. Oh, Armando. Ma possiamo considerarci dei pionieri e saremo i primi ad avere una compagnia stabile in questa città. Sono tanto felice, amore mio. E sai, sono sicuro che un giorno la gente affollerà i teatri come fa oggi con le taverne. Quando cominciamo a lavorare? Molto presto. Ma prima voglio andare a fare visita ai nostri amici. Non è stato facile, eh? Ma alla fine siamo riusciti a convincere Bruno a sposarsi. Già, e adesso dovremmo convincerlo a prendere qualche giorno di vacanza per andare in luna di miele con la sua amata Paolina. Se conosco bene il carattere di Bruno, preferirà sedersi sotto un albero di Villa Speranza a sorseggiare sua madre. Sì, solo che adesso potranno sorseggiarlo in due. Resta qui, tesoro, vado io. Grazie, mia cara.
Chiedo scusa, signora. Cosa posso fare per voi, soldato? Sto cercando il capitano Monti. Sono io, Monti. Ma ho smesso da tempo di essere capitano. Non certo per me, capitano Rinaldo Monti. Giulio. Prima. Ah, Armando, che bella sorpresa. Come state? È vero, siete sempre indaffarato come al solito. Signora Emanuela, che gioia vedervi. E lui lo ricordate? No, io ricordo un bambino molto più piccolo. Comunque è un piacere, giovanotto. A Santa Maria si sentiva la mancanza di bravi attori come voi. Per questo siamo tornati e intendiamo rimanere qui. Presentiamo molte novità in cartellone. Abbiamo comprato un teatro e anche una casa. È vero quello che ha detto Emanuela? Sì, oggi ho firmato il contratto. Fantastico. A quanto pare le cose vi sono andate molto bene in Europa. Abbastanza per poter tornare alla grande. Sapete già che potete contare sul mio aiuto. Metto il mio giornale a vostra completa disposizione per qualsiasi cosa. Grazie, Paolo. Come sempre, siete molto generoso. Che dite, Manuela? Gli amici non si devono mai ringraziare. A proposito di amici, come sta Gabriele? Bene, Giulio, bene. Vivo in pace, circondato da questa splendida famiglia. E quanti figli avete, Catriel? Quattro. A quanto pare, amico mio, non avete perso tempo. No. E voi, Giulio, vi siete sposato? No, Rinaldo. Non ne ho avuto l'occasione. Ho dedicato la mia vita soltanto alla carriera militare. Non ne dubito. Questo ufficiale, quest'uomo così importante che siede qui, è stato un giovane temerario e coraggioso nei momenti più difficili della nostra patria. Lui, come tanti altri ragazzi, non ha mai esitato a rischiare la vita per lottare contro il tiranno. Non ho avuto paura di rischiare la vita, perché ho sempre incontrato sulla mia strada persone come voi e Rosalba, disposte a rischiare la loro pur di salvarci. Se non fosse stato per le vostre cure, Rinaldo, io non sarei sopravvissuto. Però mi sembra che adesso le cose vadano molto bene. Diciamo di sì. Ma come ben sapete, la vita nell'esercito non è facile. Ora sono diretto ad una riunione tra i rappresentanti delle province per discutere alcune questioni di interesse comune. La vostra missione andrà in porto come sempre. Ne sono più che sicuro. Siete la persona più qualificata per condurre queste trattative. Se penso che avete trovato il tempo di venire a salutarmi, ve ne sono immensamente grato, amico mio. Vorrei chiedervi un favore, Rinaldo. Venendo alla tenuta, abbiamo trovato un calessino ribaltato. C'è soltanto un sopravvissuto e volevo chiedervi se potevate prendervene cura fino al mio ritorno. Ma naturalmente. Soldato. Agli ordini, signore. Portate il sopravvissuto. Sì, signore. State tranquillo, Giulio. Ce ne occuperemo volentieri. Grazie. Oh, povero angioletto. Dite, padrona. Sono sicura che in casa abbiamo una culla disponibile. Tu valla a prendere. Sì, padrona. Bene. Vado via più tranquillo. So che quel bambino è in ottime mani adesso. Quando tornerete, non lo riconoscerete più. Vi accompagno, Giulio. Giulio. Signora. Dopo di voi. Tesoro, non è vero? Povera creatura. Vorrà dire che da oggi avremo un altro figlio. No. Milagros ha già molto da fare con i suoi bambini. A questa dolcezza penserò io. Clotilde.
voglio che sia tutto in perfetto ordine. Metteremo tutti i pannolini in una scatola, i coprifasce in un'altra e le scarpine di lana in un'altra ancora. Qui c'è tanta di quella roba che basta per almeno 5 bambini. Ah, Clotilde, non hai idea di quanto riesca a sporcarsi un neonato. Prova a chiederlo a Milagros. Avete già deciso come lo chiamerete? No. Non ancora, ma deve essere un nome che piaccia a tutta la famiglia. Ai suoi nonni, agli zii, ai cugini, a tutti. Povero piccolino, se volete accontentare tutti, non basterà una pagina del registro per scrivere i suoi nomi. È stato ingiusto il destino con quella povera creatura. Ha perso i genitori proprio nel momento in cui aveva più bisogno del loro affetto. Sì, come era accaduto a noi. Vedrai che anche lui troverà una persona generosa che lo aiuterà a crescere con amore. Hai visto l'espressione di mia madre? Le brillavano gli occhi quando lo stringeva fra le braccia. Sì. In un certo senso quella creatura le ha fatto rivivere il suo triste passato, no? Era una bambina quando ha perso i genitori. Buono, buono, buono. Non devi preoccuparti, amore mio. Questo brutto momento passerà. Io ti capisco. Sei ancora tanto piccolino. Anch'io ho perduto i miei genitori, sai. Conosco molto bene il vuoto che lascia nel cuore la loro assenza. No, tesorino mio, non fare così. Conosco quella terribile sensazione di freddo quando pensi ai tuoi genitori. Ti mancano le loro carezze, i loro baci, le loro coccole, il dolce suono delle loro voci e il calore della tua casa. Mamma, non me la finisci più la favola? Hai ragione tesoro. Allora, la principessina, che era stata rinchiusa per ordine del re, perché lui non voleva che uscisse dal palazzo, sentì la voce di qualcuno che la chiamava. E quando aprì la finestra lo vide. Lui era lì. E vuoi sapere chi era? Era il guardiano del palazzo. Oh, quanto aveva giocato con lui quando era piccola. Il bel giovane si avvicinò e le disse che era venuto a salvarla. La prese fra le sue braccia e scappò con lei nel cuore della notte. Mano nella mano corsero verso il porto e poco più tardi salirono su una nave, una piccola nave molto simile a questa, e navigarono per tanti giorni. Fu un viaggio davvero molto lungo, da un paese chiamato Regno di Napoli fino ad un altro molto lontano, fino a qui, nel Sud America. E mentre guardavano le grandi onde che increspavano il mare e l'orizzonte lontano, il bel giovane promise alla principessa che insieme avrebbero costruito un altro palazzo. Non così grande come quello in cui viveva prima, no? Un palazzo più piccolo, ma pieno d'amore e di tanti sogni. E così fu che giunsero in quella terra lontana. E poco a poco, con molta fatica, ma con tanto amore, trasformarono quel posto in uno splendido regno. E poco tempo dopo nacque una bambina. Una principessina bellissima, che decisero di chiamare Maria, proprio come te. Io ci sono riuscita, dopo tanto dolore e disgrazia. Ho conosciuto la felicità. E anche tu, piccolino mio, sarai felice, te lo prometto. Ah, mio figlio sarà tanto felice, Clotilde. Sarà il bambino più felice della terra. Certo, con dei genitori come voi. Ah, Lucia, vieni a vedere.
Voglio mostrarti tutto quello che ho preparato per mio figlio. Che ti bello. Piace? Guarda quante cose gli ho comprato io. Fa vedere. Dimmi se ti piacciono. Ho capito, cercherò altri scatoloni, altrimenti di questo passo dovremo togliere tutti i mobili per far posto al corredino del neonato. Carlotta, sai una cosa? Io e Paolo abbiamo deciso di venire insieme a voi a Villa Speranza per la festa. Davvero? Ma questa è un'idea meravigliosa. Ah, che gioia, Lucia, staremo tutti insieme. No, Carlotta, non tutti. Smettetela di ramazzare, amico. Se continuate così, questa cella sarà più lustra del palazzo del governatore. E con questo? Dovrei forse vivere nella sporcizia solo perché sono un prigioniero. Siete tutti uguali, voi damerini, eh? Venite, il comandante vuole parlare con voi. Ah. Avanti. Permesso. Il dovere ti sta aspettando, biondino. E io sono qui per compierlo. Ai vostri ordini. Siediti. Grazie. Non so proprio come farò quando ti rimetteremo in libertà. Sto cominciando ad abituarmi alle nostre partitine quotidiane. Quando sarò libero, tornerò qui per darvi la rivincita. Ve lo prometto. In questi anni ho avuto modo di ricredermi su di te. Grazie. Io rifiutavo di accettare la realtà. È per questo che ho commesso tanti errori. Ma ora credo di aver imparato la lezione. Oh, sì, sì. Di questo sono convinto anch'io. Hai addirittura smesso di barare al gioco. Allora, vediamo. Ah, niente male queste carte. Mi avete servito egregiamente stavolta. Ora sta a voi decidere se ritirarvi o tentare la sorte. Avanti, Giuliano. Facciamo vedere a questi due veterani che cosa sanno fare le giovani leve di Villa Speranza. Dai le carte, avanti. Chi si vanta troppo finisce con la coda tra le gambe. Calma, Bruno, calma. Lasciali parlare. Impareranno a loro spese ad avere più rispetto per la vecchia guardia. Un momento. Sapete che fine hanno fatto le donne di casa? Hanno perso la testa per quel bambino. Saranno con lui. E intanto ci trascurano, il che è peggio. Non siate geloso, padre. Sapete benissimo che le nostre donne per prima cosa sono madri. Poi padrone di casa e soltanto per ultimo sono anche mogli. Non ti preoccupare, tesoro. Ecco, li ho trovati. Adesso ti cambio. Avete visto, madre? Ho fatto bene a mettere da parte alcune cose dei miei figli. Lo sapevo che sarebbero state utili. Guarda com'è contento, sorride, fanciulletto. Sai, figlia mia, credo che sia stata una bella idea, altrimenti temo che avremmo dovuto tagliare delle lenzuola per fargli i pannolini. Permesso? Vieni, la signora Vittoria vi manda intanto queste cose e ne sta cercando altre. Acqua di fiori d'arancio, un po' di talco e un guento per la pelle rossata. Caro il mio giovanotto, ho l'impressione che in questa casa ti stiano trattando come un vero principino. Perché? Non è il nuovo principino di Villa Speranza, lui? Eh sì, ed è anche il più coccolato. Perché è il più piccolo di tutti. Se me lo permettete, anch'io ho portato qualcosa per lui. Ecco qui un paio di scarpine. Le ho fatte con le mie stesse mani. Nel caso avessi trovato un bambino sotto a un cavolo. Ma quando è arrivato questo angioletto ho pensato che era meglio che le usasse lui. Lascia che ti dica che sei davvero esagerata, Paolina. Hai troppa fretta. Ogni cosa a suo tempo. Sì, ma la mia nonna ha avuto 6 figli, padrona. Oh. E mia madre ne ha partoriti 12. Ah, se le cose stanno così, allora lei ne dovrà avere 24. Cioè, madre mia. Dovremmo ingrandire la casa.
Beh, tanto per cambiare avete perso ancora, eh? Già, tanto per cambiare. Il fatto è che il nostro Bruno non è fortunato soltanto in amore. No. Ma lo è anche al gioco. Che c'è? Sei invidioso, forse? Ditemi, Bruno, pensate di avere dei figli? Ah, ben detto. Ma certo. La mia Paolina ha tutte le qualità per essere certamente una buona madre. E tu per essere un buon padre, Bruno. Questo ve lo posso assicurare. È quello che spero, perché a chi non piacerebbe avere un figlio, eh? A me. Quelli che ci sono in casa bastano e avanzano. Devo ammettere che mi è passata la fantasia. Più che la fantasia, padre, sono passati gli anni. Ah, sei proprio uno sfacciato. Credevo che fossi mio amico, oltre che mio figlio. E così ora non rispetti neanche i capelli bianchi. Non è colpa mia, ho perso ogni rispetto perché non ci vedo più dalla fame. Ho paura che dovremo aspettare che i bambini crescano perché le nostre mogli si decidano a darci da mangiare. Un momento! Beh, bisogna mettere fine a questa situazione. Vado subito a ordinare a Paolina di preparare la cena. Bravissimo, Bruno. Così, Paolina, si rispettare, eh? Che fine ha fatto la nostra cena? Imparate, padre. Cosa? O non avete animo di fare altrettanto con Maria? Eh? Io? Sì. No. E tu? No. Beh, secondo me è meglio prepararci un buon matto. Come? Sì. Sembra che le cose vadano un po' alle lunghe. E correvano tutti come matti. Sul serio, chi poteva andava in bagno. E altri dietro a un cespuglio. Armando, ma come vi è venuto in mente di offrire loro un lassativo? L'ho fatto solo per vendicarmi. Quei maledetti mi davano da mangiare solo pane e formaggio. E io morivo dalla voglia di divorare carne arrosto. Eh sì, è la cosa che più ci è mancata in Europa. Beh, non a caso la nostra terra è famosa per la bontà della carne. Comunque immagino che non siate tornati solo per questo. No, no, di certo. Gli europei si sono mostrati molto generosi con noi, no? Non ci possiamo lamentare. La verità è che, nonostante tutto, avevamo nostalgia della nostra terra. E i bambini? Non cenano insieme a noi? Non ti preoccupare, amore. Hanno già mangiato e sono andati a letto. Tranne l'ultimo arrivato. Scusate, la signora Maria ha detto che non viene a mangiare perché sta facendo addormentare il bambino. Mia sorella Maria è una donna incredibile. È instancabile. È nata per essere madre. Bambina mia, i tuoi occhi risplendono di felicità quando guardi la tua creatura. Hai tanta fame? Allora hai fame? Beh, se piange vuol dire che ha certamente delle buone ragioni. Lei non è di quelle bambine che fanno i capricci senza motivo. Ho detto qualcosa che non ti piace? No, Domenica. No. Stavo pensando che per uno strano scherzo del destino, mia figlia non è stata frutto dell'amore. Oh, tesoro mio, no, sta buona. Dormi, mio bambino, dormi, mio piccino, fai la nanna mio, dolce tesoro. Gli angioletti in cielo veglian su di te. Dormi, mio piccino, dormi, mio tesoro. Questo. Guardalo, Rinaldo. Non è un tesoro. Sì. Ma è ancora più bello vederlo tra le tue braccia. Quanto vorrei che restasse con noi per sempre. Tu
Cos'hai, Rinaldo? Non lo so, Maria. Io invece lo so. Si tratta del bambino. Gli ho dedicato troppo tempo. Ma vedi, lui ha tanto bisogno di me. E anch'io ho bisogno di lui. Sai, Rinaldo, comincio già a volergli bene. Maria, per favore. Rinaldo, io e te non ci siamo potuti godere i nostri figli quando eravamo ancora giovani. Ma adesso, se tu volessi, questo angioletto potrebbe essere il nostro figlio, quello che abbiamo tanto sognato. Sarebbe un figlio tuo e mio. Guardalo, ti prego, amore mio, guardalo. È un bimbo semplicemente adorabile e forte. Lui ha bisogno, per poter diventare un uomo di sani principi, dal cuore nobile, di un buon padre. Di un padre come te, amor mio. È mio figlio Augusto. Augusto. Presto sarà un uomo e voi ne sarete fiera. Non sarà tanto facile, Rinaldo. Con una brava madre come voi, sono sicuro che Augusto diventerà il migliore degli uomini. Non lo credete? Vado a vedere se Francesca ha bisogno di qualcosa. Rosalba, non mi avete risposto. Vedete, Rinaldo, per poter diventare un uomo retto, onesto, avrebbe bisogno di un padre. È molto bello, sai? È identica alla mia vecchia serva. Ti ringrazio, Augusto. E ti prometto una cosa. Prometto solennemente che tu sarai l'unico che potrà montare il mio cavallo. Che cosa ne dici? Il fatto è che io non so andare a cavallo. Ah, non importa, ti insegnerò io. Naturalmente a condizione che tua madre ti dia permesso. D'accordo, diventerò molto bravo, proprio come mio padre. Ecco. Bravo, così, bravo. Busto eretto e ginocchia strette. Per sentire che sei tua come me. Augusto, un bel sorriso. Scommetto che tuo padre non era così serio quando montava a cavallo. Forza, adesso si scende. Penserò io a togliere la sedia. Vi volevo dire che mi è piaciuto tanto montare il vostro cavallo. Tua madre è una donna eccezionale. E tu devi esserne orgoglioso. È una donna che merita di incontrare un uomo che l'ami. Questo non vuol dire che te la porterà via. Io spero che un giorno accada, per il bene di tutti e due. E quando quel giorno arriverà, se un uomo si sposerà con tua madre, sarà un uomo davvero molto fortunato. E sai perché? Perché avrà preso in moglie una donna straordinaria. E avrà l'immensa gioia di avere te come figlio. Un ragazzo coraggioso e buono.
Ti voglio confessare una cosa, Augusto. Mi dispiace di non poter essere al posto di quell'uomo, sai? Perché mi avrebbe fatto molto piacere avere un figlio come te. Rinaldo! Figlio, ma che cosa fai qui? Per favore, vattene subito, è pericoloso. Ti sei esposto fin troppo per aiutarci. Te ne sono grato, non lo dimenticherò mai. Nemmeno io, signore. Ascoltatemi molto bene. In questo modo ho saldato il debito di riconoscenza che avevo con voi. La mia coscienza è a posto. Adesso siamo pari. Non comprendo che vorresti dire. Che non voglio rivedervi mai più, mai più. Non voglio sapere più niente di voi. Avete capito? Perfettamente. Grazie di tutto. Non è me che dovete ringraziare. L'ho fatto solo per mia madre. I cavalli! Prendete i cavalli! Andatevene. Non potrei pentirmi del mio gesto. Padre. No, Augusto, no. Non devi dire assolutamente nulla. Non è necessario. Le tue parole sarebbero solo vane scuse per cercare di giustificare le tue azioni. Perché siete venuto? Sono venuto per dirti che mi vergogno di essere tuo padre. No. Sì, Augusto. Mi vergogno profondamente di aver sempre provato per te un sincero affetto. Un affetto che provo tuttora. Sto parlando con te, Augusto. Voglio che mi guardi in faccia. Non posso. Le vostre parole confermano quello che anch'io provo per me stesso. Il destino mi ha trasformato in un vigliacco, in un uomo indegno, in un uomo... Un uomo che non ha mai avuto il coraggio di rassegnarsi all'evidenza, in un uomo che non ha accettato la realtà e ha tentato di cambiarla servendosi di bugie, di inganni e di delitti. Basta, padre, mi scusi. No, non ho ancora finito, Augusto. Devo ringraziare Dio che tua madre non sia più qui. Se non altro a lei è stato risparmiato questo grande dolore. Padre. Andate via, padre. Andate via. Tornate a casa. Siate felici. Dimenticate che tanto tempo fa io ero vostro figlio. No, Augusto, no. Tu sei mio figlio. E lo sarai sempre. Il mio affetto per te è immutato. Sconterai la tua condanna. Cercherai di riparare a tutto il male che hai fatto. E può darsi che un giorno imparerai anche a vivere. Padre, allora noi... Sì. Sì, nonostante tutto. Io ti perdono. E ti voglio bene. Ma non aspettarti nulla da me, Augusto.
nulla. Finché non avrai pagato una ad una tutte le tue colpe. Noi ci siamo ricongiunti con i nostri figli quando erano già grandi. La vita non ci ha dato la possibilità di vederli crescere. Sì, è vero, però adesso ci ha ripagati. Abbiamo i nostri nipotini adesso. Sì, amore mio. I nipotini sono un regalo del cielo. Però loro hanno i loro genitori. Noi due non possiamo interferire nelle loro vite, non possiamo né educarli né istruirli. Dobbiamo accontentarci di coccolarli e viziarli come due bravi nonni. Ed è giusto così. Alla nostra età non possiamo fare altro. Senti, io mi sento ancora abbastanza forte per poter allevare un altro figlio. No, Maria. No. Te lo chiedo per favore, cerca di capirmi. Un figlio è una responsabilità che non voglio più avere. Ma perché? Perché l'ho avuta già una volta. Ed ho sofferto troppo. Oh. Mi domando perché dobbiamo portare tanti abiti. Ma adesso siamo pronti per andare a Villa Speranza. E quando torneremo avremo molto lavoro da fare, sia in casa che in teatro. Dobbiamo approfittare di questi giorni per riposare, perché dopo non avremo più il tempo. Padre, potrò andare a cavallo? Cosa? E me lo chiedi? Alla tenuta ci sono tutti i cavalli che vuoi. E anche bambini con cui giocare. E soprattutto c'è Aileen. Non vedo l'ora di incontrarla. Sono sicuro che sarà una delle feste più belle della nostra vita. Andiamo. Oh. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Maria. Oh. Bravo così. Ah, grazie, figliolo. Allora, come ha dormito questo tesorino, eh? No, come un angioletto. Non si è mai svegliato in tutta la notte, non è vero, Rinaldo? Ah, io perlomeno non l'ho sentito. Ciao. Madre, osservateli bene. Non sembrano una giovane coppia di sposi con il loro primo figlio in braccio? Eh? Non ha ragione, forse. Voi parlate così perché ci volete molto bene. Ma la verità è che... non abbiamo più l'età per un bambino così piccolo. Perdonatemi. Amico mio, siete già di ritorno. Come è andata la vostra missione? A meraviglia. Tra qualche settimana potremo finalmente ufficializzare l'accordo tra le province. Bravo, Giulio, bravo.
Me ne rallegro. E voi? Com'è stato quel bambino? Vi ha dato molto da fare? No, no, affatto. Dal tono in cui lo dite sembrerebbe proprio il contrario. E poi avete tutta l'aria di chi non ha dormito affatto. Grazie per esservi disturbato tanto, capitano. Non chiamatemi capitano, ma amico. E tra amici, aiutarsi non è un obbligo, ma è una gioia. Questo lo so molto bene. Non dimenticherò mai quello che avete fatto per me. Grazie, amico mio. Forza, Giovanotto, coraggio. Raimondo. Dove siete, Raimondo? Calmatevi, figliolo. Raimondo. Calmatevi, adesso verrà. Giulio. Giulio, figliolo. Cosa ti è successo? Non vi preoccupate, è un amico di mio figlio. È una persona fidata, non avete nulla da temere. Oh, Raimondo. Cosa ti è successo? Non so, sta male. È meglio chiamare il dottore. Cosa ti hanno fatto? Devo parlarvi da solo. Raimondo, è molto importante. Sì, ma stai tranquillo, sono persone fidate. Puoi dire tutto quello che vuoi davanti a loro, non ti preoccupare. Aveva ragione il nostro caro vecchio Raimondo. Siete un amico, o come diceva lui, una persona fidata. Un uomo sempre pronto ad aiutare chi si trova in difficoltà, senza aspettarsi una ricompensa, senza timore dei sacrifici. E nonostante le molte delusioni, la vostra grande generosità è rimasta immutata. Ma adesso sono stanco, amico mio. Sono molto stanco. Questo piccolino. Venite. Grazie, allora. Rinaldo. Signore. Come? Siete venuto a prenderlo? Questo era l'accordo. Beh, ma non credo che ci sia tanta fretta. Perché non vi fermate insieme a noi qualche giorno? Vi ringrazio, signora, ma non posso. Devo consegnare i documenti del trattato al comando generale di Santa Maria. Comunque, non mancherà occasione. Signor generale, gli uomini vogliono sapere se possono smontare o se proseguiamo il viaggio. Proseguiamo. Soldato, occupatevi di quel bambino. Io intanto mi congedo. Sì, signore. Ci mancherai moltissimo, angioletto santo. Piccino. Dove lo porterete? Lo affideremo ad un orfanotrofio, non vedo altra soluzione. Povero piccolo, non merita questo destino. Le suore gli vorranno bene, signora. Non vi preoccupate per lui, non gli mancherà nulla. Sì, certo. Bene, noi andiamo. Tesoro mio. No, Giulio. Questo bambino non esce da questa casa. Che dite, Rinaldo? Ho detto che rimane qui. Da questo momento, lui sarà nostro figlio. Bravo, passerottino mio, bravo. Com'è buona la pasta. Non vuole mangiare? Sì, sta mangiando. Bravo, è così che si fa, piccolino. Così. Devi mangiare. È buona la pappa. Se vuoi diventare forte, devi fare quello che ti dice la mamma e mangiare tutta la pappa. Salve a tutti. Salve, Bruno. Come va, giovanotto? Non farei disperare i tuoi genitori, spero, No, ma che cosa dici, Bruno? Il nostro tesoro è un vero angioletto. Amore Dov'è mio. Tua moglie? Papà. Paolina sta finendo di mungere le mucche. Arriverà subito per il mate. Io intanto vado a preparare tutto. Buona idea. Perdonatemi. Sì? E sapete dov'è Catriel? È uscito molto presto con Milagros. E con i bambini. Dovevano fare delle spese e anche una visita importante. Bene,